Eccoci ragazzi, mamma mia che ricettina che tiriamo fuori oggi. È stata tanto richiesta, anche perché nelle storie di Instagram avevo postato una sorta di un video in cui c'erano questi grissini, però non avevo pubblicato nessuna ricetta. È arrivato il momento giusto e sono dei grissini proprio stupendi e soprattutto facili, di una facilità estrema, farciti con tre gusti: rosmarino, quindi un classicone, pomodori leggermente piccanti, che poi volendo ovviamente il piccante si può anche evitare di mettere, un goccino di olio extravergine, insomma un gusto più mediterraneo sicuramente, e poi abbiamo invece il patè di olive, che è un altro condimento che adoro, e niente, insomma sono ideali per l'aperitivo, sono buonissimi da mangiare in qualsiasi momento della giornata, non sto scherzando. Io starei sul range dalle 10 fino alle 2-3 di notte come range di tempo. Direi che possiamo partire. Si parte con l'acqua tiepida. La mettiamo in una ciotola assieme al lievito di birra e assieme allo zucchero. Mescoliamo. Aggiungiamo poi la farina tutta in un colpo. Io ho scelto due tipologie di farina, una farina manitoba e una farina di tipo 2. 50 e 50 come percentuale, no? Quindi metà e metà. Mescoliamo. Una volta che insomma l'impasto un pochino si è formato, aggiungiamo anche il pizzico di sale. Continuiamo ad amalgamare prima nella ciotola e poi sul piano da lavoro, e facendo dei movimenti, no? Per formare il glutine, ovviamente, piccola parentesi, se non volete impastare a mano potete tranquillamente impastare anche con la planetaria. Quando avete cominciato insomma ad ottenere un bel impasto abbastanza liscio, no? E il glutine vedete che si è formato, perché prende proprio una struttura diversa l'impasto, diventa più liscio, più elastico, aggiungete l'olio extravergine. Ragazzi, negli impasti sempre meglio aggiungere i grassi alla fine. Impastate ancora, noterete che l'impasto risulta un pochino appiccicoso, ma non tentate di aggiungere farina, perché poi la composizione dell'impasto cambia e il risultato finale non sarà lo stesso, quindi resistete, so che è un po' appiccicoso, aiutatevi con un tarocco se vi dovesse servire, insomma se doveste raggruppare un po' l'impasto. Facciamo anche delle belle pieghe per asciugarlo un pochino e per rafforzarlo proprio, e poi magari facciamo una pillatura, quindi cerchiamo di formare una pallottola con l'aiuto di un tarocco piuttosto che di una spatola. Facciamo lievitare l'impasto nella ciotola per circa 40-50 minuti, temperatura ambiente. Io l'ho lasciato proprio qua sul piano da lavoro, ok? Una volta passato questo tempo, prendete l'impasto, lo stendete a rettangolo, prendete magari un po' di farina, come vi dicevo, prima magari vi aiutate a dare una forma rettangolare con le mani e poi vi aiutate col mattarello. Tirate e la dimensione deve essere quella di una teglia da forno. Io qua il metro adesso misuro, 2 secondi, 36x40, quindi più o meno la vostra teglia, no? Su per giù misurerà quelle dimensioni. Mettete magari un pochino di farina sulla carta forno prima di mettere l'impasto. Io non l'ho fatto, però vedevo che tendeva soprattutto con quelli alle olive ad appiccicarsi un po' alla carta, quindi se lo fate è meglio. Un goccino di olio su tutta la superficie per evitare che si secchi, e poi pellicola. Lasciamo lievitare per circa un'ora, sempre a temperatura ambiente. Nel frattempo ci dedichiamo ai condimenti. Ultra semplice. Io ho scelto, appunto vi dicevo, olive, pomodori e rosmarino. Potete scegliere quelli che preferite. Insomma, questi qua sono solo dei gusti miei personali che adoro, ma voi ovviamente potete scegliere qualcos'altro. Per fare quelli al rosmarino, semplicissimo, ho preso il rosmarino, l'ho tritato finemente e via. Per fare quelli al pomodoro ho preferito usare i pomodori secchi in olio extravergine. Li ho scolati, li ho tagliati a pezzetti, poi ho aggiunto un po' di una pasta di peperoncino che ho trovato al supermercato, ma voi volendo potreste usare un po' di peperoncino in polvere tranquillamente, un cucchiaino di concentrato di pomodoro e un goccio di olio extravergine, e questo condimento è fatto. Molto buono, è proprio soleggiato, mi ricorda molto l'estate questo condimento, un po' la pizzaiola. E poi ho fatto il patè di olive, che in realtà non l'ho fatto, l'ho comprato, volendo lo potreste anche fare frullando delle olive, e anche questo è fatto, olive nere, perché appunto così fa un po' di contrasto rispetto agli altri gusti. Ci siamo, prendiamo la nostra teglia con la pasta lievitata, suddividiamo l'impasto in tre pezzi, quindi condiamo appunto, facciamo tre colonne, la prima colonna con un goccino di olio extravergine e il rosmarino tritato, la seconda colonna, nel mio caso ho scelto il pomodoro,
quindi ci metto su questa pasta di pomodoro, no? E la terza colonna invece con il patè di olive. Per fare i grissini è semplicissimo, dividete la teglia, l'impasto insomma a metà per il senso della lunghezza, e poi formate delle colonnine abbastanza sottili, o con l'aiuto di un tarocco oppure con l'aiuto di una rotella per pizza. Forse io sono stato più comodo con l'aiuto di un tarocco o comunque di una spatola o anche di un coltello. Quindi prendete un filoncino, lo tirate leggermente con l'aiuto delle vostre mani, insomma lo tirate così, e poi lo arrotolate proprio. Dovete fare un movimento un po' per proprio renderlo un po', come posso dire, un po' non lo so, avete presente? Non so se si capisce dal video, dalle clip, comunque un po' così, un po' a riccio, a boccolo, non so come altro definirlo, a girandola, non lo so. Poi lo passate sul piano da lavoro, sporcato con un po' di semola rimacinata di grano duro, che darà questa texture molto rustica, molto piacevole a parer mio. Vi dà proprio quell'idea proprio del fatto in casa, quell'idea della cosa semplice e verace, non lo so. E poi i grissini devono essere, una volta che li avete disposti su una teglia con carta forno, poi scegliete voi le dimensioni. Se li volete un po' più corti, basta che voi quel filoncino di pasta, che poi ovviamente lo trasformate in grissino, lo fate un pochino più stretto. Li disponete sulla teglia, un goccino di olio extravergine su ognuno, con delicatezza, non esagerate, e poi in forno, 180 gradi, circa 20 minuti, modalità statica. Circa 20 minuti, perché ovviamente dipende dal forno. E niente, i grissini qua sono pronti, guardate la croccantezza, anzi, ovviamente per guardarla e per capirla li devo assaggiare. Belli, non troppo scuri, dorati, perfetti. Questi qua avvolti con dell'affettato piuttosto che così, soprattutto quelli più farciti. Questo qua è classico al rosmarino, però quelli più farciti sono deliziosi così. Ci sbevazzate dietro un bel prosecco, un bel americano, quello che preferite, e il vostro aperitivo fatto in casa è pronto. Così come il vostro snack, fatto con gli ingredienti che voi avete scelto, quindi sapete benissimo che cosa c'è dentro in questi grissini. Mamma mia, mi è venuta una voglia di americano assurda. Scusatemi, ma non riesco a resistere alla tentazione. Non ho il calice giusto, perdonatemi, ma perché ho gli altri lavastoviglie. Allora, un po' di Campari, no? Un terzo, un terzo, un terzo. Ne faccio tantissimo, anche perché adesso devo andare a cena, che mi aspettano su, quindi insomma non è che mi adesso, capito? Un po' di acqua gasata, che in realtà è acqua del rubinetto perché non ce l'ho. E vabbè, adesso devo fare la foto, quindi non è il caso forse che ne mangi ancora. E mi raccomando, se li provate a fare, taggatemi su Instagram o su Facebook. Sappiate che su Instagram condivido comunque anche altre ricette, se volete altre idee, insomma, le trovate anche lì. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando, attivando la campanella rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua sotto c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta, eh. Mi raccomando che lo tengo sempre aggiornato. Poi abbiamo fatto degli aggiornamenti con la Ilari Carini, che è colei che insomma ha creato il sito. Cincina, anche un po' ignorante, ma sempre buono. Alla prossima.